Il numero di oggetti che sono dotati di microprocessori, dalle automobili agli elettrodomestici, ai sensori che raccolgono dati vitali, pressione, flusso sanguigno, battiti cardiaci, eccetera, è in continuo aumento. Si pensa che saranno una cinquantina di miliardi di oggetti dotati di processori entro il 2020 e l'Internet delle cose è quell'insieme di quell'area di ricerca, insieme di tecnologie che consentono, che hanno come obiettivo il mettere in connessione questi oggetti in modo che si scambino informazioni e in alcuni casi possano anche prendere delle decisioni sulla base delle informazioni raccolte. Il progetto Home of Internet of Things, che è coordinato dall'Università di Milano Bicocca e vede coinvolta ST come grande azienda ed alcune medie aziende, piccole e medie imprese, ha un duplice obiettivo. Un obiettivo specifico che è quello di realizzare un prototipo di sistema che sia rivolto all'active aging, cioè a facilitare una vita attiva da parte degli anziani, seguendoli in casa e in auto attraverso appunto la raccolta di alcuni parametri, di alcuni valori con sensori, con una rete di sensori che consentano anche di riconoscere situazioni anomale, situazioni di pericolo, cadute o crisi cardiache per esempio, in modo da poter intervenire immediatamente in questi casi.